direttamente dal Glory Hall, DJ Ralph. Do il mio benvenuto a Ralph. Buonasera, benvenuto, questo è il Glory Hall. Buonasera. Buonasera. Che dire, sei un artista molto stimato e a testimoniarlo la tua lunga carriera. Ma mi risulta che il tuo amore per la house arrivi dopo un tuo viaggio a New York, è vero? Beh, no. Cioè, è vero fino a un certo punto. Diciamo che io sono appassionato di musica sin da quando sono bambino, per cui tutte le forme musicali hanno sempre attratto la mia attenzione. Poi non è detto che ogni forma sia entrata nel mio cuore, naturalmente. Poi uno ascolta, decide cosa va bene per te, cosa ti piace e il resto lo scarti, diciamo, no? Però in quel momento io già facevo il DJ quando venne fuori l'out ed ero un DJ un po' fuori dai canoni, suonavo più rock, elettronica, hip hop. Sì. Venivo dal rock, per cui ti parlo di molti anni fa, 84, 85. E poi cominciai a leggere su riviste, naturalmente come tutti i miei coetanei di quel periodo, appassionati di musica, si comprava riviste inglesi, americane, non era come ora che aprivi il computer e dovevi cercarti i giornali. Cioè. Per cui io compravo New Musical Express, Faced, ID, eccetera, eccetera. E lì cominciavo a sentir parlare di questo fenomeno nuovo. E con un po' di soldi messi via, io già suonavo, però andai a New York 2 settimane per capire cosa succedeva, cos'era questa storia, e vabbè, lì ebbi proprio la folgorazione, nel senso ebbi la sensazione che quella poteva essere la storia adatta a me, diciamo, e però insomma poi facevo un po' avanti e indietro, cercavo di cominciare ad andare a comprare i dischi sui negozi che erano più forniti in questo genere in Italia e anche all'estero, a Londra, eccetera, eccetera. Insomma, mi ci dedicai anima e corpo, come è normale che sia se hai una passione. Hai sempre viaggiato molto, ma qual è la nuova New York, capitale della musica underground? Ma secondo me, guarda, cioè sarebbe facile dire, molti ti risponderebbero Berlino. Ora io ti dico che adesso la capitale della musica underground è nel cervello delle persone, per cui ormai c'è una specie di filo rosso che unisce il cervello, per cui anche i sentimenti, le emozioni delle persone in tutto il pianeta. Adesso le notizie e qualsiasi emozione è fatta, passa per la conoscenza, no? E la conoscenza adesso passa attraverso la rete, in tutto il pianeta. Un ragazzino che fa un disco bello, magari è del Burkina Faso e viene notato in Svezia e poi rimbalza in Francia, dalla Francia rimbalza. Cioè i fenomeni, sai, ormai. Ma il mondo, forse, esatto, la capitale digitale. È in una mano. Per cui senza perdersi in questa rete, no? Io non mi ci perdo, almeno provo, cioè cerco appunto poi di rapportarmi con la vita reale, con la gente che fa il suo mestiere, che produce, con le macchine, le tastiere, però adesso la comunicazione è molto veloce, per cui alla fine ci sono situazioni meravigliose, piene di fascino e di cultura in posti impensabili. È chiaro che le capitali sono le capitali, Berlino, Parigi, Londra, poi sai, ciclicamente un certo momento va di moda una, un certo momento l'altra. Secondo me dove c'è tanta gente la cultura si muove, per cui, però è anche vero che dove ci sono molti, dove ci sono i gangli della cultura, la cultura si dirama, però è anche vero che spesso le cose più interessanti vengono dalle periferie. Ma perché sai, passione, forse. Ma a volte la creatività ha bisogno di la volta è stimolata dal fatto di, dalla noia, dal fatto di non avere molte possibilità, no? Cioè, io mi ricordo, il ragazzino, stavo in un paese di 800 abitanti e mi annoiavo tutti i giorni a sentire la stessa musica, allora mi andavo a cercare le cose più nuove, più pazzesche, chiuso nella mia cameretta, leggere i giornali fino all'ultima riga. Infatti diciamolo, il tuo stile è uno stile eclettico, non solo per la selezione musicale ma anche per il tuo modo di essere. Ma c'è una canzone, ecco, una domanda, c'è un pezzo che suoni con ricorrenza durante i tuoi DJ set?
Sì, ce ne sono tanti ciclicamente. Ma penso che tutti i DJ abbiano delle cose a cui sono particolarmente affezionati. L'importante è farle girare un po', sennò diventa noioso. Però a volte mi annoiano a me per primo, perché sono 30 anni che le suono. Però sì, ci sono delle cose. Quindi farle sempre un po' proprie, insomma, è sicuramente una buona chiave. Beh, ci sono delle cose tipo, c'è Tides di Binfield che io misi anni fa in un locale che si chiamava Chromi, mischiandolo con una cosa di Smortal Coil. È un pezzo della prima avanguardia rock elettronica, un gruppo che era una derivazione di Cocteau Twins, Elizabeth Fraser era cantante, che poi cantò in moltissimi pezzi, poi è una mia coetanea ma è molto moderna, e feci questo mashup inventato al momento, è uscito su YouTube con scritto Chromi, perché il locale si chiama Chromi e la gente mi chiede Chromi come se fosse un pezzo mio, in realtà è una cosa che ho fatto in quel momento, ogni tanto la ripropongo perché mi rappresenta in qualche modo. Però un DJ è rappresentato da quello che mette, non necessariamente da quello che produce. Questa è una cosa di ora, no? Adesso infatti i DJ sono anche producer. Sì, sembra che debba esserlo per forza. In realtà non è così, perché sono due mestieri diversi. Cioè, io posso anche non produrre, ma il mio mestiere è quello di mettere quello che fanno gli altri. Ralph, all'anagrafe Antonio Ferrari. Come nasce questo nickname? Ah, mi chiamo così un mio amico a 12 anni per via di un cartone animato. Ah. Un cartone animato, tu non lo conosci, è troppo giovane. Come si chiama? Sam the Shepherd e Ralph the Dog. Andiamo a cercare su Google. Anzi, Ralph the Dog e Sam the Shepherd. Non mi ricordo. Com'è la storia, te la ricordi? La storia era che che c'erano due amici, un cane, sì, e un lupo. Sì. Il cane guardava le pecore e il lupo le rubava per mangiarsene, per cui questo era il loro lavoro, il cane lo massacrava di botte, era una falsa riga di Will Coyote. Ah, ok. Poi quando era l'ora di andare a mangiare, suonava l'ora della ritirata, andavano a mangiare, erano buoni amici, poi andavano a lavorare e si menavano. A me piaceva tanto, assomigliavo un pochino al cane. Ma tu eri il cane quindi? Sì, assomigliavo un po', avevo i capelli lunghi. E allora dicevo, quando giocavamo, facevamo qualcosa, dicevo, ah ragazzi, io devo andare perché c'è Ralph alla televisione, così Ralph. E così è partito. Ecco, ma in famiglia come ti chiamano, Ralph? La mia donna, con la quale sto da 30 anni abbondanti, mi chiama Ralph. Mia mamma mi chiama Antonello. Antonello? Sì, perché io mi chiamo Antonio solo all'anagrafe, la mia famiglia mi chiama Antonello. I miei amici mi chiamano Ralph perché avevo 13 anni. 13 anni, io 13 anni li avevo 43 anni fa, per cui... È fatta di storia, eh? Ecco, ma diciamo, Ralph, qual è il tuo rapporto con i tuoi follower, con i tuoi fan? Com'è? Ci stai nei social network? Com'è? Ma io non ho un account Facebook. Infatti, non lo trovo. No, non ce l'ho. Ma perché mi mette un po' di ansia i commenti, poi qualcuno che critica, io sto male, allora non voglio vedere niente, sono permaloso. Ancora ci tieni quello che fai, ci tieni a farlo bene. Sì, ma sono così da quando sono piccolo. Twitter, sono un account Twitter che è divertente perché posso scrivere quello che mi piace, sì, non mi vengono. Quando qualcuno viene a rompere i coglioni io lo blocco. E com'è avere come follower Valentino Rossi, Dan, com'è? Sono grandi nomi. Beh, sono tutti miei amici però, non è che sono follower perché... Non so, cioè... c'è un'amicizia, però non è una cosa proprio scontata, insomma. Ma io lo conosco da quando era un ragazzino, Valentino. Sì. Non è che lo conosco da ora. So che ti segue sempre. Ma anch'io seguo lui, soprattutto io seguo lui. Tipo... Quando posso vado a vederlo correre. Adesso quest'anno abbiamo un po'. Sono 3 anni che tribuliamo un po', ma... Torneremo a godere secondo me. Ecco, una domanda, l'ultima per concludere la serata e poi ti lascio andare il tuo DJ set. Dicono che il DJ si divida, il mestiere si divida in due parti, quello dell'ascolto e quello dell'esibizione. Quanto conta l'esibizione per fare un artista? Beh, l'esibizione conta tantissimo perché comunque sei davanti alla gente, è lì che devi tirar fuori quello che sai fare. Però insomma la parte dietro è fondamentale. Quindi una completa l'altra. Beh,
cioè non è che puoi, davanti alla gente qualcosa devi dare, non è che se non hai fatto il tuo mestiere, non hai cercato la musica, non hai ascoltato le cose, non hai scelto quello che ti piace, cosa metti? Le cazzate. Allora, un consiglio ai nuovi giovani, ragazzi che stanno iniziando a fare il DJ, che vorrebbero diventare Ralph, che consiglio gli vorresti dare? Ma il consiglio che do sempre è che nella vita niente, nella vita nessuno regala niente, e la vita non regala niente. E queste false, questi miti dei successi facili sono tutte stupidaggini. Cioè, puoi avere il tuo momento di popolarità in qualche modo, anche in modo brutto se vuoi, facendo una cosa di cattivo gusto, no? Puoi andare in una trasmissione del cazzo. Ma qual è un modo per un ragazzo per farsi notare? Cosa deve fare? Il modo per farsi notare è non pensare a farsi notare. Seguire la sua passione, seguirla fino in fondo e metterci tutto l'impegno possibile e cercare le connessioni giuste per poterlo esprimere poi questo tuo talento, se ce l'hai. Però insomma, di fatto bisogna lavorare, bisogna farsi il culo, la base è importante, star lì, aver pazienza. Io, a volte arrivano i ragazzi di 22 anni e dicono: però io sono già 5 anni che suono. Ragazzi, ma io a 22 anni ancora, cioè, ho cominciato a farmi conoscere a 36 anni. Cioè, adesso il concetto dello spaccarsi il culo la gente non ce l'ha più, vuole arrivare su, sembra che tutto sia semplice. La parola d'ordine. Però non è così, ragazzi, nel senso, è facile andare a vendere 8 ore della propria vita per uno stipendio basso, perché naturalmente c'è poca soddisfazione e poco impegno. Però per ottenere molto bisogna lavorare molto, avere molta pazienza e saper aspettare, perché non è che voglio dire, poi ci sono quei colpi di culo che la gente, che le persone hanno, il culo ci vuole, no? Però insomma, il famoso uno su un miliardo. Il resto bisogna farsi il culo, lavorare, impegno. Insomma, ragazzi, avete sentito? Ralph. Però posso dire che se uno sta lì che batte il ferro, quando il ferro si modella è una soddisfazione bellissima. Perché, è più da arrivare che a perché, volte da arrivare. Perché sai che tu ci hai messo tutto il tuo impegno, tutto la tua anima. Allora quando quello ti dà soddisfazioni dici: oh cazzo, ho fatto il culo, ho preso le padellate in faccia, però vedi che qualcosa. Ralph, io ti ringrazio, super mito per noi, questo è glorioso.